Adesso iniziamo una serie di lezioni incentrate sulla modellazione di un oggetto. Sarà un esercizio molto particolare durante il quale ripasseremo i comandi finora visti. Questo oggetto che realizzeremo potrà essere utilizzato in una scena e quindi successivamente renderizzato. L'oggetto in questo caso è una bottiglia di plastica. Visti i numerosi modelli in circolazione, solitamente faccio riferimento a quella da 50 cm della San Benedetto, la più semplice. In ogni caso, seguendo passo passo questi procedimenti, riusciremo a modellare una bottiglietta semplice, la quale ci aiuterà a esplorare e approfondire meglio determinati comandi. Iniziamo, anche qui, senza preoccuparci tanto delle misure. Dobbiamo immaginarci di vederla lateralmente, quindi potremo già disegnare una prima curva di profilo. Vi consiglio di utilizzare il comando curva con punti di controllo. Mi raccomando, ora come ora potreste provare a seguire il mio esempio, ma sarebbe interessante e soprattutto utile che voi fin da subito cerchiate di realizzare un vostro design, senza seguire il mio esempio passo passo. Quindi disegnate questa curva di profilo a vostro piacimento. Ho scelto questa tipologia di forma poiché in questi lunghi anni di insegnamento ho notato che la maggior parte delle persone a cui ho insegnato a utilizzare programmi di grafica 3D, alla mia richiesta di disegnare una bottiglia, sceglievano la seguente. Fin qui in teoria tutto a posto, ci aiuta molto il fatto, e qui gli snap fanno molto, che nella nostra immaginazione riusciamo a visualizzare una linea di giunzione tra il corpo e il fondo della bottiglia stessa, rispettando una continuità geometrica. Qui c'è bisogno di un po' di esercizio, ma è un concetto molto semplice. Come stabilito già nelle precedenti lezioni, basta utilizzare snap e allineare i punti di controllo della nostra curva sullo stesso asse X. Siccome però il fondo della bottiglia è formato da una serie di piedini, non è sufficiente questo. Se provassimo ad effettuare una semplicissima rivoluzione partendo dal centro e impostando una rotazione di 360 gradi, otterremo una bottiglietta che assomiglia più ad un semplice flacone o comunque estremamente differente da quello che vorremmo creare. Sia chiaro che se dovete realizzare un rendering in cui questo oggetto non è fondamentale, come una scena di un interno di un locale commerciale, questa modellazione potrebbe andare più che bene. Lo stesso discorso non vale per una scena di renderizzare in cui la nostra bottiglia assume un ruolo rilevante o nel caso in cui bisogna sviluppare il packaging. È logico che il dettaglio debba essere maggiore, non come in questo caso. Annulliamo o cancelliamo la rivoluzione e continuiamo la nostra modellazione. Ora potremo crearci un piccolo escamotage cercando di dividere la parte della bottiglia che sicuramente da qui in su, ovvero da questa linea che andiamo a tracciare, deve subire una rivoluzione. Successivamente potremo completarla con altri segni, delle onde o qualsiasi altra cosa. Il problema è questa parte inferiore, dove i piedi della nostra bottiglia e quindi il fondo è particolare e necessita di una modellazione attenta. Utilizziamo quindi il comando suddividi, in modo da dividere questa curva da quest'altra curva, affinché la curva rappresentante il corpo della bottiglia sia suddivisa da questa rappresentante il fondo. Cancelliamo questa linea e continuiamo. Tra l'altro, se vi accorgete, spesso e volentieri le bottigliette del mezzo litro hanno anche una riga in questi punti, utili affinché possano incastrarsi gli stampi, creando quindi una parte in comune tra il fondo e la parte superiore della bottiglia. Ora possiamo creare, dato che abbiamo realizzato una curva che rappresenta la massima estensione verso il basso di uno dei piedi del nostro fondo della bottiglia, possiamo appunto creare la parte che sta più in alto. Questo perché il fondo ha un movimento che va dal basso verso l'alto. Disegniamoci sempre una curva attraverso il comando curva con punti di controllo, partendo dalla stessa fine, rappresentante però la parte superiore di questo piede. Immaginate quindi come vada verso il basso, poi vada verso l'alto e viceversa. Naturalmente tutto questo è stato disegnato su un unico piano. Finiamo la prima parte di questo esercizio realizzando le basi per creare almeno uno dei piedi del fondo, poiché potremo ripetere questi piedi più volte. Capite benissimo che sarebbe stupido rieseguire tutti quanti questi passaggi. Successivamente ci avvaleremo di un nuovo comando per replicare tutti i piedi, 4 o 5 che siano. Invochiamo il comando ruota, clicchiamo su questa specie di arco, impostiamo il punto di partenza e come vedete possiamo impostare una rotazione in questo senso. Scegliamo quanti piedi realizzare. Direi che 5 possono andare bene. Questo vuol dire che il nostro spicchio di piedi dovrà essere di 72 gradi. Visto che questa parte sarà composta da una parte alta e una parte bassa, otterremo questa curva di 36 gradi, esattamente la metà. Ecco fatto. Ora dobbiamo fare la stessa cosa utilizzando sempre il comando ruota del piedino più basso con l'opzione copia attivata. Impostiamo sempre il punto centrale di rotazione, questa volta ruotiamo a 72 gradi. In pochissimo siamo riusciti a crearci il nostro primo spicchio. Vi invito a salvare il vostro file per non perdere i progressi raggiunti e ci vediamo alla successiva parte della nostra esercitazione.